voglia, dopo aver sentito quella poesia, adesso di prendere questi sgoccioli così coscienti, un po' una palla, una maglia. Però avete forse visto, non vorrei adesso parlare troppo addosso ai miei, cosa succede quando si parla e a un certo punto a questo parlare, a questo linguaggio, alle parole in italiano, si aggiunge una dimensione che è difficile definire. A un certo punto sono sempre parole in italiano, però la sensazione, il vissuto nostro è completamente diverso. Noi diciamo, noi questi altri, perché quando hanno creato il fatto che in realtà si aggiunge un'immagine non cosciente e non unica, cioè si aggiunge una qualità, la parola a un certo punto, oltre ad avere un significato, ha un'immagine, ha un senso, qualche cosa che parla a noi senza che sappiamo esattamente cos'è, ci si muove per qualche cosa. Questo appunto ovviamente non è soltanto il poeta che scrive le cose in un certo modo o il musicista che compone la musica in un certo modo, e ci vuole questo grande tempo che fa suonare la musica e le parole in un certo modo. E questa è tutta la sfida della tua professione. Vedo anche un altro esempio che vi dica di presente. Adesso, ok, torno nel nostro ambito e vorrei parlarvi di una storia che si chiama Amorodio. Conoscerete tutti queste storie di coppie che non possono né stare insieme, che quando stanno insieme immediatamente cominciano a musicarsi, ma non si possono neanche separare, non possono stare insieme né senza l'altro. E vi racconto due cose che mi vengono in mente. Una è una trasmissione televisiva di tanto tempo fa, nel 1980, c'è fu la Monica Vitti, l'attrice, che all'epoca fece anche la coloratrice, di una trasmissione sull'amore, e invitò un psichiatra e fu piuttosto duro, che disse, un po' non sappiamo quello che veramente può essere l'amore tra un uomo e una donna. Quello che viene fatto credere essere amore sono di solito due cose, o un sadomasochismo o un rapporto di indifferenza. Forse lo stesso psichiatra adesso, quasi 30 anni dopo, sarebbe venuto su vero, però all'epoca fu abbastanza apodittico di dire questa cosa. E vi racconto invece una mia esperienza molto più recente, che era 2 settimane fa, quando sono tornata in treno da Foggia a Roma, e stavo nel vagone del ristorante, e più in là c'era una coppia che stava cucinando anche loro, e a un certo punto pensavo che non facessero giocassero, perché sentivo un uomo, era un romano, di una certa età, 55-60 anni, dire alla donna che gli le spalle, dice, sei matta, tu sei matta, e le diceva, tu sei grande. E poi ascoltando, era impossibile non ascoltare, perché a un certo punto loro si creavano questa folla intorno, andavano avanti con la loro, diciamo, performance, piuttosto, diciamo così, agghiacciante. Io ho mangiato un certo amore e loro per un'ora praticamente non hanno fatto altro che sadomasochismo. Con questo non intendo che se sono state frustrate i vestiti di cuoio nero con questi vari altri, queste cose qua che si vedono così nei giornalisti porno, ma a livello psichico ognuno dava addosso all'altro lo ferita e viva contro ferita. Non si capiva più chi sta. All'inizio pensavamo tutti quanti che avevano particolarità, che erano particolarissimi, americanissimi. Particolari lui, e cominciamo a innamorarsi. Però a un certo punto la cosa, pur con questo odio gelido, diventava così incandescente che lui diceva, poi in persona romana, insomma, adesso se di un'altra te ne muore una pezza, si capiva che stavo sul punto di dire anche alle mani, poi si sono resi conti che non erano da soli e si sono un po' calmati, poi mi sono andata, ma era veramente una cosa in verità normale, perché evidentemente lei si era messo, aveva cambiato posto perché dice io non posso.
sbaglio sei ignorante, che non sai di cosa si parla, cioè quello che succede è che ci si impiglia, ci si prende a mozzichi su delle cose che più scemi ci possono esistere. E la cosa strabiliante era che né lei né lui riuscivano, quello che tutti noi pensavamo, ma perché non, questa o lui non si alza o lei? Perché non si separano? Perché si devono rovinare la serata, insomma, in questo modo? Era evidentemente impossibile. Però non avevano neanche la possibilità di stare insieme senza darsi addosso in questo modo. E molte volte questo succede con gli argomenti più scemi. Succede in tutti i rapporti di coppia, che insomma non so, io sono un po' arrabbiato con il mio partner, allora non so, gli porto il caffè a letto, ma non ci metto lo zucchero, sono del benissimo, io lo zucchero, e allora si incazza, e lo faccio apposta, questo succede, insomma, diventa già un po' pesante, che al posto di un metro di niente ci metto il sale, diventa insomma un pochino più salica la vicenda, e ci esistono. Abbiamo modi di fascinare la vicenda che sono ovviamente poi le persone si conoscono, si sanno esattamente se trovo questo punto e poi mi salta su. Cosa caratteristica è che poi l'altro mozzica contro, cioè risponde anche lui o lei mozzicando, insomma, questo finisce vicenda e con ciascuno con la vita pensa che l'altro è cattivo e lui o lei si sta soltanto difendendo. Allora si dice psicodinamicamente, ecco perché questa dicitura per l'odio amore, il rapporto sadomasochistico, è che ognuno pensa di essere masochisticamente in balia di qualcuno che è sadico, aggressivo nei confronti, quindi vuole fare il male. E lo pensa l'uno dell'altro, viceversa, insomma, si intervisti due separatamente, ciascuno sostiene che lui o lei vorrebbe soltanto vivere bene, purtroppo non è possibile. C'è quell'altro o quell'altra che fa tutte le cose che si deve proporre di difendere. Ora, questa è una cosa abbastanza noto, può essere veramente comica, ma può anche assumere i lati in cui le persone si fanno danno per niente male, in cui veramente si sbranano, si lacerano e per decenni non riescono a trovare in un modo di stare insieme e riescono a separarsi, quindi una trappola abbastanza vicinata. Psicodinamicamente, cosa si può dire di un rapporto di questo tipo? Perché avvengono queste cose? Insomma, qui divento un po' noiosa, mi dispiace, insomma, però è tutto un gioco di identificazioni e interazioni. Questo deve essere un pochino tecnico. Cioè l'idea è che queste sono delle scelte del partner in cui non avviene questo vedere dell'altro incarnato, la mia realtà bella, la mia realtà umana non cosciente, tutto quello che un discorso umanamente fantasioso, cioè l'innamoramento bello, ma è un po' l'innamoramento bello, un po' c'è il fatto che io vedo delle dimensioni di rabbia, di odio, o di dimensioni di un affetto di moto, che io dentro e che poi si dice proietto, cioè che metto nell'altro. Perché l'altro diventa una persona che amo, ma che temo anche. E se mi rapporto a qualcuno che amo, ma che odio anche, che penso che mi voglia bene, che penso anche che mi voglia male, se di nuovo faccio un rapporto introduttivo, cioè fantastico, mettere lui o lei dentro parte di me, succede che dentro di me un miscuglio di me e di lui, di lei, parlo sempre adesso da donna, però fate con prospettivo maschile, un insieme di me e di lui di cui non si capisce più neanche cosa sono io e che cosa è l'altro. Però per questa dinamica, prima di tutto, di una rabbiosità interna, che diventa però anche un'anima che comincia a fantasticare che l'altro non c'è più, ma ce l'ho messo dentro di me, che è una violenza nei confronti della realtà, lo faccio sparire una realtà che c'è, dicendo ce l'ho dentro, quindi non è vero, perché non siamo cannibali, è tutta una dinamica fantasticata, diventa un disturbo del pensiero, in cui c'è un annullamento della realtà per quella che è, prima non ho mozzicato nessuno, cioè io non ho cannibale veramente.
allora diventa un'alterazione, un allungamento della realtà e uno errore, una patologia del pensiero. Tutto questo è molto nero, molto, molto scuro, molto minaccioso e non riesco a tenerlo lì e lo devo portare di nuovo fuori. E siamo al secondo round, che è anche peggio. E con questa cosa nera, famose feci, di cui io mi libero, famose feci sognate, io rimango via anche parti di me. Allora quello che metto nell'altro è sono anch'io. Sono cose nere, pericolose, ma sono anche le mie residue capacità tipiche. Quindi l'altro diventa me, io ce l'ho dentro, cioè diventa una totale confusione tra lui e me e non c'è nessuna possibilità di separazione perché se io queste parole lui ti perdo anche pezzi di me. E poi però non diventa neanche un rapporto bello, tranquillo, perché sembra anche uno che mi vuole male e che mi perseguita. Ora questo succede quando i rapporti non sono differenti. Infatti le grandi storie d'amore, nel cinema, come in letteratura, sono molte volte rapporti sadomasochistici, perché proprio per innescare questo dentro di me, fuori di me, questo giro, si dice brutalmente legale, ci vuole comunque un coinvolgimento di chi dico notevole. Non sono storie leggere, sono comunque storie sconvolgenti che però appunto o finiscono che uno di due ce la fa a superarsi oppure che si distruggono a vicenda, cadono malissimo tutti e due. Il problema è che molte volte per uscire fuori questa storia, essendo accecati, non avendo più la possibilità di vedere fisicamente, perché la rabbia toglie la possibilità libidica di vedere e conoscere, l'unica strada che rimane è quella della indifferenza più totale. Cioè, dopo un periodo di odio-amore folle, veramente viscerale, uno si installa facendo blackout, questa pulsione di annullamento di cui vi ho parlato, e quindi si installa nell'indifferenza, nell'attività. Cioè, la persona che prima mi faceva stare benissimo, ma faceva anche stare malissimo, mi faceva incazzare, l'avrei potuto strozzare, adesso io non soffro più queste cose, ma perché? Perché non mi significa più nulla. Il prezzo da pagare per questa calma serafica è quindi un impoverimento, uno svuotamento interno notevole. Quindi purtroppo molte volte la cura del rapporto di amore, sadomasochistico è peggio della malattia perché uno si cura diventando anafattivo, cioè non prova più niente né per questa persona specifica né in generale per se stesso e per gli altri. Si normalizza nel senso che si appiattisce su una situazione interna e che non ha più la capacità né di amare né di odiare né di movimentarsi. Chiaramente la riuscita, la porta bella sarebbe pian piano riuscire a diminuire la rabbia, l'odio, questa cecità che mi fa allentare molto l'altro, per pian piano riuscire a fare un passo indietro, inquadrare, vedere la situazione e capire magari che non è soltanto l'altro che fa casino, ma ci sono io coinvolta, che per un attimo, come dire, togliermi dall'arena. Mi sembra di combattere contro impazzito. Questo significa aumento della capacità libidinale interna, aumento della calma e bisogna trovare un modo di farlo. In psichiatria, in terapia cerchiamo di fare proprio questo. I pazienti quando vengono hanno sempre come minimo una impostazione sadomasochistico. Cioè vengono da te, quindi vogliono una cosa da te, quindi poi ti vogliono bene perché lo così, ma inconsciamente, nonostante la c'è sempre l'idea, tu sei un assicuratore, tu sei uno che mi farà del male, ti ruberai i soldi, sarai inattendibile, cioè mi farai del male. Noi lo possiamo curare in psicoterapia cercando di non deludere, esattamente di non fare tutto quello che il rapporto sadomasochistico vorrebbe. No? Sarebbe classico vedere una cosa sadomasochistico che fanno tutti i pazienti. Tu a un certo punto vogliono, diciamo così, pagare di meno oppure fare.
già solo a Zichini. Se tu ti incazzi e diventi stato masochistico, allora come stato, eccetera, tu fai questo giro stato masochistico e la cosa mi consicura minimamente. Allora si tratta di frustrare questa cosa senza però essere positivi, cercare di interpretare perché accade questo, esistere certe regole ci siano, però anche che tutta la calma con l'altro tende di dare un calcio allo stinco. Quindi in terapia la strada la sappiamo, i rapporti privati bisogna trovare come farlo. Uno di due deve a un certo punto avere un guizzo di amore per se stesso, per la vita e più, per fare per un attimo fermarsi e dire ma che cavolo sto facendo? Qui ci stiamo semplicemente rovinando la vicenda. Detto questo, io ricordo che tanti anni fa un collega che disse che quello che comunemente si chiamava amore al massimo era un rapporto sadomasochistico, se non era un rapporto di affettività, disse che bisognava guardarsi un film vecchio film che insomma non so chi è stato di altri anni, ha già visto dei pezzi, ma io lo propongo perché è un film magnifico ed è un filmone del 46, con un filmone un po' di quegli proprio tipo con i cavalli, i cavalli eccetera, si chiama Duello al Sole, questo. Ed è appunto una storia che si svolge a mia testa, non c'è, perché c'è una bellissima ragazza che però è un sangue misto, che viene naturalmente da parente povera, a un reggio pochissimo dove ci sono due fratelli. A parte questo film c'è lo spunto quindi il calmo razzismo negli Stati Uniti degli anni 40, che è ovviamente inferiore perché è mezza italiana o mezza latino. Come generale quelli che vanno a finire in mare sono quelli con i capelli scuri, gli occhi scuri, latino, che sono soggettivi al rapporto sadomasochistico. I buoni bravi meravigliosi sono quelli biondi con gli occhi celluli e poi addirittura la negretta che è proprio insomma una specie di sottosviluppata, vabbè queste sono cose. Quello che succede, io adesso vi faccio vedere un po' di spezzoni di questo, sempre con un validissimo aiuto del dottore, e la prima scena è questa perla arriva nel Messico e viene diciamo salutato da un fratello buono di due fratelli, lo ha trovato già dal mindset del film, perché lui la adotta e che vuole sapere, lui non pensa che possa essere la lontana parente perché è vestita da messicana, può essere, quindi chiede la vista della ragazza e lei pensa che questo voglia attaccare bottoni e gli risponde male. Quando poi invece capisce che invece è una persona a cui dovrebbe parlare, quindi cerca lei di parlare con lui, lui fa esattamente, fa per scherzo, lo stesso gioco che lei ha fatto con lui. Quindi è già una tematica sadomasochistica, anche se qui a livello di leggero, eccetera, quindi fa ancora ridere. Vediamo questa scena. Con che intenzione sarebbe arrivato? Ancora il dottor Angelica, che dalla prossima regione.
quindi abbiamo visto Jennifer Jones che è uno spettacolo e abbiamo visto il maggiore dei figli e invece adesso arriva il secondo genito che non è male manco per niente. Sono molto felice di avere questa riscossa qui del genere maschile perché adesso arriva Gregory Peck nel pieno fulgore, insomma, ecco. E se Antonio è così bravo a ritrovare dalle mie vaghe indicazioni dove volevamo andare a parlare, vediamo l'incontro tra appunto Jennifer Perla e il Greco, dove scatta questo rapporto di non posso vivere senza di te, ma non posso neanche vivere con te. Questo è il nuovo sei buono che è molto tentato baciarla, poi per carità e torna indietro. Avete visto il primo incontro, insomma, elettrico e il film è per tutto un melodramma, insomma, non ha nessuna pretesa di essere un manuale di psicopatologia, però il sadomasochismo tra di loro è serio, viene raccontato abbastanza bene perché lui ovviamente è fondamentalmente attratto da lei, terribilmente attratto da lei, evidentemente non soltanto a livello che è bellissimo, smuove la cosa, però ha anche un disprezzo, un odio manifesto e un'affettività notevole nei suoi confronti, però non la può lasciar perdere. E lei dice che se ne è attratto, però probabilmente appunto è attratto anche dal fatto che lui la disprezza, perché lei è una mezza, un sangue misto, insomma, quindi non è alla sua altezza e lui appunto lui ne è attratto, ma la considera anche una puttanella da prendere, da usare e da gettare quando pare. Vediamo la prossima scena, cos'è? Sì, andiamo già alla festa, io adesso vi devo fare un riassunto. A un certo punto a lei sembra di averlo, come dire, di potersi fidare di lui.